Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, figli miei, allora, ieri ero anche un po' esaltato dalla... Allora, quando voi avete un atleta preferito, ok? Credo che non è che... State lì a guardare di che nazionalità è, di che cosa non è, cioè, molti erano. L'idolo di molti era Ayrton Senna, che era brasiliano, per dirti, tifavano Senna e non tifavano un'altra persona. Molti erano idoli di. Erano fan di Häkkinen, che giocava contro Schumacher. Cioè, io credo che nella vita. Penso che ognuno è libero. Voi avete il sacro dovere di dirmi qualcosa quando io comunque, secondo il vostro punto di vista, toppo qualcosa. Come mi fa piacere quando mi fate complimenti. Dalle critiche sempre che si impara, per l'amor di Dio. Però io ieri, cioè, non vedo perché non posso essere contento della vittoria del mio pupillo. Io con Djokovic ho una cosa spassionata. Due milanisti, per l'amor di Dio. Ma a me, vi dico la verità, non lo so, a me Sinner, a me emozione a me non me ne dà. Cioè, non so cosa dirvi. Poi mi direte, non sei patriottico, anche la nazionale c'è sempre da dire. A proposito, stasera giochiamo contro l'Ucraina, stasera. Stasera giochiamo contro l'Ucraina. Vediamo un attimino come va a finire stasera. Comunque, vabbè, speriamo di vincere perché almeno, cioè, di vincere. Speriamo che vincano perché non mi rappresento in questa nazionale. Non c'è neanche un milanista dentro, quindi non me ne frega un cazzo. Però perlomeno, almeno per il bar, quando ci saranno comunque gli europei, essere presenti, non stare a guardare soltanto gli altri, insomma, non è che sarebbe una cosa piacevole, diciamo. Non sarebbe una cosa piacevole. Ieri ho espresso il mio parere. Posso esprimere il mio parere, poi può piacere o non piacere. Se non mi piace, ragazzi, mi dispiace, non è che vi posso piacere ogni volta. È così. Infatti, il titolo sarà Non vi posso piacere ogni volta. Poi ho visto il video dello Zocco oggi che mi ha fatto morire dal ridere. Mamma, quante risate che mi sono fatto oggi. Perché poi sono andato anche a vedere quello di Pellegatti. Trovato la soluzione a ogni problema. Cioè, è andato 3 giorni di riposo addirittura, perché ha detto almeno non si fanno male. Cioè, questi qua hanno dato 3 giorni di riposo per non correre il rischio di farli male, perché hanno capito anche loro che fanno un lavoro che fa cagare. Cioè, voi l'avete capito anche voi. Fate un lavoro che fa cagare. 3 giorni di riposo, che poi si allena 3 ore al giorno, non è che si allenano come ai tempi di Baresi, di Costa Curta e Compagnia Bella, che iniziavano alle 8 del mattino e finivano alle 10 e mezza di sera, fra briefing, mica briefing, a vedere la Coppa, la squadra avversaria di Coppa Campioni, eccetera. Cioè, addirittura, 3 giorni di riposo. Io veramente... Cioè, io non riesco a capire perché ancora li tieni. Cioè, io, Stefano, io non riesco a capire ancora perché tu li tieni lì. Cioè, non è possibile che ogni giorno, ogni cazzo di volta, ogni volta, cioè, noi dobbiamo aver paura a ogni scatto che fa uno dei nostri. Non è possibile. Non è possibile. Comunque, tornando sull'argomento di prima. Ok, io sono un blogger, sono qua a intrattenervi, ok? Non posso piacervi sempre, non posso sempre avere il vostro pensiero, comunque sia. So che ieri tutti tifavano Sinner come le capre, pensando che questo qua ne fotte qualcosa d'Italia, questo qua ne frega un cazzo dell'Italia, ve lo dico io, guarda, è una sensazione mia, poi magari mi sbaglio, poi gli chiederò scusa, mi sbaglio. Ma questo qua, gli altri, io li conosco perché vengono giù a fare i mercati qua il sabato. Gli altoatesini, ok? E si sentono molto austriaci, non si sentono italiani. Ma me lo dicono loro stessi.
me lo dicono loro stessi che non si sentono, per questo ho fatto questo video qua, perdendo fra l'altro una cosa come una quarantina di iscritti, non so dire, ma non mi interessa, pazienza, va bene così, non mi interessa, va bene così. Io quando, ragazzi, io quando ho da dire qualcosa, io lo dico liberamente. Ieri ha vinto il mio idolo, ero contento, l'altro a me, per il di carota, a me non piace, sarà bravissimo tennista, diventerà sicuramente il numero uno al mondo, perché comunque si è tolto Djokovic, per me è più forte, per me è più forte lui comunque adesso, perché comunque c'è una grandissima personalità, però ieri quando giochi contro il mostro magari ti concede la partita di preliminari, ma la partita che conta, comunque quell'altro gli tremava la mano, a quell'altro no, cioè è una cosa, ha vinto l'esperienza ieri, non è che ha vinto, ieri l'ho vista tutta la partita, ieri proprio è prevalsa l'esperienza, non la classe, perché Sinner di classe ne ha da vendere, ma proprio prevalsa l'esperienza. Comunque, tornando invece sul calcio, quindi il primo argomento l'abbiamo concluso. Mi sono fatto sì male al dito, sì, lo so. Tornando all'argomento calcio, 3 giorni di riposo questi qua. Sosta, stasera c'è l'Italietta. Ancora, sono ancora lì. Io non so se Pioli... Tu, secondo me, vuoi rovinarti la carriera o cosa. Adesso mancano meno 2 giorni all'arrivo di Ibra. Sentendo il video di Pellegatti mi è venuta la pelle d'oca. Addirittura dice, non li facciamo giocare per avere un più ampio turnover. Ma, scusa un attimo, adesso porta pazienza. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, non li facciamo giocare per avere più un ampio turnover? Cioè, praticamente allora mi stai dicendo che hai paura di farli giocare perché col carico di lavoro sbagliato che gli ho dato comunque si fanno male. Cioè, è la stessa identica cosa. Identica. Identica cosa proprio. È la stessa identica cosa. Ma che cazzo vuol dire? Non li facciamo giocare così almeno abbiamo più un ampio turnover. Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Cioè, a me sembra una cosa che è assurda. È una roba assurda, completamente assurda. Ma che cazzo significa? Boh, cioè, non riesco veramente a capire il senso del discorso. Cioè, io non ho mai visto, cioè, io le squadre schiacciassassi, cioè il Barcellona di Xavi, Iniesta, quella gente lì, a me non mi sembra che facciano mai turnover, non si facevano mai male, correvano come i grilli. La Juventus di Conte non mi sembra che faceva turnover. L'Inter di Mourinho aveva una grandissima rosa, qualcosina magari cambiava, ma lo scheletro della squadra era sempre lo stesso. Cioè, lo scheletro della squadra deve essere sempre quello. Poi, ci può essere a volte che ti capita uno scontro di gioco, l'infortunato e tutto, ma non che ogni quarto d'ora uno fa uno scatto, si infortuna. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, abbiamo uno staff tecnico che fa veramente cagare, è da mesi, da anni che lo diciamo, è da anni, però inizialmente dicevi no, beh, magari il terreno, ho capito, cambiamo campo allora. E poi questo, cioè mi sembra che ormai qua li stiamo giustificando come Mazzarri, quando diceva hanno avuto la diarrea, hanno avuto questo, hanno avuto quell'altro, mai mia colpa, mai una volta che si prendeva le responsabilità, un attore completo durante... Ma sono contento che è andato a Napoli, che adesso ci facciamo le risate, perché la prima partita che perde... Sentiamo la prima partita che perde, sentiamo veramente cosa dirà in sala stampa, perché non è mai colpa sua comunque. E ne avrà tante, perché già Mazzarri starà già pensando alle scuse da dare alla prima sconfitta del Napoli. Ho preso la squadra che comunque non stava bene, abbiamo cambiato modo di giocare. Già le sta pensando, perché Mazzarri le pensa ancora prima che succeda una disfatta sua. Ed è ridicolo completamente. Cioè io Mazzarri come allenatore non lo vorrei mai, ma non lo vorrei mai, mai. Proprio mi sta sui coglioni, allora piuttosto cambio squadra, ma non lo vorrei mai. Un uomo piccolo così. Detto questo, capitolo Sinner, ok, io dico che cazzo che voglio, ragazzi, e voi giustamente mi rispondete che cazzo che volete.
Mi dispiace che molti se ne sono andati dal canale, però ieri ero contento per la vittoria del mio idolo. C'ha 36 anni, me lo potrò godere ancora per poco, perché l'ultimo campione è veramente rimasto. Sinner diventerà numero uno, perché Sinner lo diventerà. Però io non lo vedo italiano, che cosa ti devo dire? Forse perché conosco questi quattro tesine che odiano l'Italia, che vengono qua a fare i mercati il sabato, ne ho due o tre bancarelle che proprio arrivano da là. E proprio me lo dicono, fanno, non ci sentiamo italiani, ci sentiamo austriaci. E secondo me per lui, per me è uguale. Comunque, suo parere mio, può essere giusto, può essere sbagliato, può essere non so che cazzo è. Questo qua è un parere completamente mio, punto. Detto questo, signori miei, detto questo, visto che ieri la live non è che è andata benissimo a quell'ora lì, vediamo un attimino che cazzo fare oggi. Comunque, ci sentiamo ancora oggi. Vediamo qualche notizietta e facciamo un altro bel video. E perché fare la live alle 2, avere comunque se non tante persone, comunque in linea massima, magari la facciamo per le 4. Non so, vediamo, dai. Tenete comunque sia sempre la campanella accesa, che quando arriva il Rasta, arriva il Rasta. Ciao a tutti.